C'era un uomo di Grigor ad asciugargli la fronte. È una cosa indecente, lasciamelo dire. Ti prego, insegnami a combattere. Va bene. Se sarai ancora qui quando smonto, ci alleneremo. Non ci sono che bestie selvagge qui. I loro artigli ricurvi e le loro orride fauci mi davano il volto a stomaco. Ma questo prima che sapessi degli scudi neri. A Marta voglio bene come a una sorella, lo sai. Ma qui va a finire come a Pozza Orientale. Dovremmo andarcene finché possiamo. Sai come fa la seconda strofa della Fenice nel letto di rose? Uno dei miei clienti non prende sonno se non gli canto delle vecchie cantilene rosariane. È solo che non ricordo le parole. Ma l'impero ha i dragoni, le viverne! E noi abbiamo l'un l'altro. Se ai nostri ragazzi servono solo delle lame affilate per battere il nemico, allora è ciò che avranno. Ah, benvenuto. Sono tempi duri, ma se tu hai Gil, allora io ho la merce. Cosa posso fare per te? Violette insolite, se ne avete. Ma posso accontentarmi di scoprire cosa siano, in caso contrario. Però, non sentivo qualcuno chiamarle così da una vita. Cerchi delle code di scorpione. La gente le chiamava violette insolite ai vecchi tempi. Si colorano di viola quando si fanno bollire. Ecco il perché del nome. Capitava di buttarle in pentola quando non c'era altro da mangiare. In tempo di guerra o altro, sai? Oggi, per fortuna, non ce la passiamo ancora così male. Ma anche in quel caso, ormai non le troveresti più in vendita. Ci sono ancora scorpioni qui intorno? Credo di sì, all'acquitrino di Tre Canne, se ricordo bene. Grazie, sei stato molto gentile. Ci vorranno anni per sistemare tutta questa roba. Sid. L'abate passava da me di continuo perché veniva a comprare erbe e tonici. Pensavo avesse dei vizi. Ma lo faceva per i portatori, vero? Noi sopravvissuti dobbiamo aiutarci a vicenda, no? Allora, per il prezzo di quelle rape. Troverai gli scorpioni nelle paludi sotto il rifugio. Prendi soltanto le code. Il resto non si mangia. Forse vivrei più a lungo se me ne andassi. Ma mi sono affezionato a questo posto. Grazie per essere rimasto. Beh,
Non possiamo lasciare Marta nei guai dopo tutto quello che ha fatto per noi. Che cosa cerchi? Grazie mille. Molte grazie. Ma attenzione, eh? Avremmo dovuto fermarli. Avremmo dovuto combattere. Non avevamo i numeri per farlo. Che abbiamo fatto per meritarci questo? L'ultima volta che ho visto l'imperatrice Annabella, stava distribuendo dolciumi ai bambini di Roselith. Stento a credere che sia la stessa donna che ha ordinato ai suoi uomini di massacrare dei portatori per divertimento. Ehi, Clive? Quasi nessuno qui. Quindi ho raccontato tutto. Credete che vi risparmierebbero? Questa è la nostra città. Molto è cambiato da Pozza Orientale. E non uccidono solo loro. Auldil. Fa attenzione. Mi ricordo di te. Sei quello che ha salvato Norris tempo fa. Sta bene, sai? Mi ha scritto. Si è trovato una casetta giù al confine, dove nessuno lo troverà. Si spera. Occhi aperti! Non sappiamo quando torneranno quei bastardi. Ma una cosa la sappiamo. Li accoglieremo da veri rosariani. Dopo quel che l'impero ha fatto alla gente di Marta, sarei sciocco a restare. Di questo passo resterò senza portatori. Capisco. Che la benedizione sia con te. Vedi di non causare guai, intesi? Tempo la guarnigione mi sembrava solo un fastidioso nido di vespe nel cortile. Ora so che è una merdosa fossa di serpenti.
Devo portare questa a Ivan prima che vada a male. Più di così, almeno. Guarda che non devi esitare per me, Clive. Sono pronta. Sei qui per prendere un libro, Sid! Questo non puoi averlo fino a quando non l'abbiamo finito noi. La mia conoscenza è tua. Ci sono delle note che potrebbero interessarti. Se hai una domanda per me, sarò felice di rispondere. Scoperto qualcosa di utile? Hai trovato l'ingrediente misterioso? Ebbene, sì. Splendido! Vediamo! E che cosa ci dovrei fare con questa? Sarà velenosa, è sicuro. Può darsi. Ma quella è la tua violetta insolita. Allora va dritta in pentola, credo. Aspetta qui, non ci vorrà molto. Ecco lo stufato dell'opportunista, di ritorno dagli oscuri abissi del tempo. Prendi un cucchiaio, Sid, mangiamo finché è caldo. Io bada. Non ho fame. Beh, sarà tardi quando avrò leccato il fondo della ciotola. Fatti tuoi. Perodino! È un attentato ai cinque sensi, è come soffocarsi con l'acqua di palude. Eppure, svanita l'asprezza, emergono complessi sentori di carne. Ci vuole un po' per riprendersi da questa aggressione al palato, ma non avevo mai assaporato una tale delizia. Grazie, Sid. Grazie. Non c'è di che. È un dono da condividere. Non avrò pace finché tutti non avranno avuto una ciotola fumante di stufato dell'opportunista. Un solo boccone e Molly prenderà ad allevare scorpioni. Ne sono più che sicuro. Questo non era di certo quello che mi aspettavo.
Mi chiedo che altre sorprese mi attendano nel mio pellegrinaggio. Sembra che quel mostro si sia affezionato a Lady Carol. E con un po' di fortuna, Clive potrebbe trovare il vecchio. Siete dei dannati impiccioni, tutti e due. Com'è andata, Clive? L'hai trovato o la caccia prosegue? L'ho trovato. E mi ha chiesto di darti questa, insieme ai suoi saluti. Vorrai scherzare? Dice che non ti insegnerà a lavorarla, ma che se sei abile come sembra, non avrai problemi a capire com'è stata realizzata la corazza. Ah, è questo il suo segreto, disgraziato. Ha usato più strati trasversali. E non pochi anche. Ecco perché è così dura. E non ha usato un olio qualsiasi per le rifiniture. Oh, è un lavoro pregiato, più di quanto pensassi. Ah sì? Ti prenderò in parola. A me sembra soltanto pelle, però mi fa piacere vederti contento. Ehi, Clive, hai scoperto per caso come si chiama quel tizio? Camille, credo. Come immaginavo! Non sono molti conciatori così folli da darsi anche all'arte della caccia, sai? E ho sentito il suo nome più di una volta chiedendo in giro. Pare che sia di Tabor, come molti altri pellai d'altronde. Ma il nostro Camille custodisce un segreto di famiglia, i cui dettagli sono oggetto di grandi discussioni nella comunità dei conciatori. Allora dovremmo custodirlo gelosamente. Sentite, vi chiedo scusa per avervi dato tante noie. Avrei dovuto tenere per me i miei brontolii. Ma è bello che l'abbiate trovato. Mi ha risollevato l'umore. Era quella l'idea. Un'idea di Clive, eh? Ha fatto quasi tutto lui. È bello riaverti con noi. Però non aspettatevi di vedermi fare cose del genere. C'è un motivo se quel tipo va a caccia da sé. Sa esattamente quali pelli cercare. Ecco perché riesce a stratificarle così bene. Per non parlare di tutta l'oliatura che richiede quella pelle. Ma scommetto di poter fare qualcosa di simile. Qualcosa che sia adatto anche a uno spezza maledizioni. A ogni modo basta chiacchiere. Ho molto lavoro da fare. A quanto pare non ci servirà un nuovo fabbro. Come se ce ne fossero di migliori. Non sarebbe stato lo stesso. Nessuno le racconta come Blackthorn quando alza il gomito. Bene, ora ho alcune faccende di cui occuparmi. Grazie, Clive. Mi hai ridato il mio amico. Ti serve? Che vuoi? Finito? Bene. Sembra che quel mostro si sia affezionato a Lady Carol. Posso fare qualcosa per aiutarti, Clive? Ci sono delle note che potrebbero interessarti. Forse questo
Lo troverai molto interessante. Hai deciso di studiare i tomi? Le librerie sono sempre aperte per te. Bel trucco. Congelare e sciogliere gli spruzzi per la nebbia. Come fai a usare così i tuoi poteri? Mi obbligavano a farlo quando navigavano i crociati, in modo da nascondere i movimenti della flotta dai nemici. Sto bene. No, non è vero. Potrebbe essere l'occasione per tornare indietro. L'unica occasione di sistemare le cose. Io devo farlo. A qualunque costo. D'accordo. Eccolo là. Il cristallo madre del Regno di Ferro. Soffio di drago. Correnti forti, rocce affilate e il flusso di etere. Ricordiamocelo. Quest'isola è una fortezza naturale. E la sicurezza porta alla noncuranza, consentendo a una singola barca di passare inosservata. Il santuario è dentro la montagna. Se seguiamo la vecchia strada, dovremmo riuscire a entrare dal retro. Bene. Andiamo. Ho sempre pensato di tornare qui, per poterla reclamare. Hai ragione. L'isola apparteneva a Rosaria, vero? Sì, una volta. Ma è passata in mano ai Sangueferreo da molto tempo. Come me. Per 13 anni la roccia è stata casa mia. Conosco molto bene i suoi segreti. Questa via è stata abbandonata dopo l'uscita di un flusso di etere. Non è sorvegliata. Quindi è una scorciatoia perfetta.